Benvenuti qui dal regno del carciofo spinoso sardo, Villa Sor, 700 ettari di prodotto coltivabile. Siamo presso la cooperativa ortofrutticola di Villa Sor, appunto. Ma per fare cosa, Barbara? Vi porteremo al Carcio Festival 2021 e da Villa Sor ci sposteremo a Cagliari per un tour gastronomico che ha appunto per base il carciofo spinoso di Villa Sor, e lo faremo con 10 ristoranti del quartiere Marina. E allora, se siete pronti a degustare questi piatti a base di carciofo, a vederli insieme a noi, ma soprattutto a capire quali sono le nuove connessioni fra i CCN, gli assessorati, ma soprattutto le cooperative che gestiscono tutto questo comparto, noi cosa facciamo? Incominciamo a prendere i carciofi e li portiamo. Li portiamo a Cagliari. Venite con noi. Eccoci, siamo arrivati a Cagliari dopo i bellissimi carciofi che abbiamo visto a Villa Sor e siamo con Gianluca Mureddu. Buongiorno Gianluca. Ciao Umberto, presidente buongiorno. Del CCN di Cagliari, e oggi ci prepariamo ad affrontare il Carcio Festival, esatto. Seconda edizione. Sì, insomma, partiamo a momenti e questa è la seconda edizione che abbiamo voluto fare anche, insomma, visto le condizioni, insomma, certo, a cui siamo sottoposti, ma insomma, le mascherine ne sono, esatto, una testimonianza, esatto, ma si va avanti. Però, insomma, senza difficoltà, rispettando le regole, siamo pronti a partire con la seconda edizione. La novità di quest'anno è che la giuria è formata da bambini, okay, e da il docente della scuola alberghiera Gramsci, proprio per, esatto, per avvicinare, per coadiuvare, esatto, quindi in realtà in questo festival che è stato coniato dal CCN di Cagliari, di Villa Sor, ci sono tante sfaccettature. La principale è anche quella della filiera corta, esatto, i bambini che saranno i futuri consumatori, esatto, ma soprattutto le sinergie che si andranno a creare. Il contest prevede 10 ristoranti, giusto? Sì, il contest mette in gara 10 ristoratori. I bambini in modo itinerante andranno all'interno del ristorante e assaggeranno i piatti in gara. E voteranno con delle stelline, però questo, esatto, questo lo vedremo durante il percorso. Esatto, allora, esatto, che dire, noi ci prepariamo a, esatto, fare, siamo pronti, questa, come dire, percorso gastronomico con base carciofo, e intanto la nostra Barbara ci presenta questa giuria speciale e iniziamo il nostro viaggio. Benissimo. A dopo. Esatto Umberto, e come promesso ci troviamo insieme ai giurati di questo tour gastronomico, ma adesso iniziamo subito a presentarci. Mi chiamo Mirko. Mirko, vieni da? Cagliari. Cagliari. Mi chiamo Diletta e vengo da... Ok, Diletta. Mi chiamo Federica e vengo da Cagliari. Mi chiamo Greta Minerva e vengo da Cagliari. Quindi sapete che avete una grossa responsabilità oggi? Sì! Allora, possiamo dire che siamo pronti per cominciare questo Carcio Festival edizione 2021. Pronti? Sì. Andiamo! Yeah. E dopo aver presentato la giuria dei bambini che assaggerà i piatti in questo tour gastronomico, mi trovo in compagnia dello chef di Antica Cagliari, Ignazio Steri. Quindi Ignazio, che cosa preparerai in questa giornata dedicata al carciofo? Noi abbiamo preparato un piatto semplice, con prodotti di prima, un raviolo ripieno di ricotta di capra e ficchi, conditi con una bella crema di carciofo e una spezzata di bottarega. Perché questo rappresenta un piatto vincente? Perché sono i valori della Sardegna. Carciofo, carciofo in prima linea, la bottariga, la nostra produzione, prodotti, il caprino. Esatto. Sardi doc al 100%. Certo. Va benissimo, e quindi adesso vediamo e proseguiamo con il tour gastronomico. Eh sì, continua il Carciof Festival, questo tour meraviglioso in mezzo ai vicoletti della Marina, e sono con Nicola Mura, chef dell'Antica Cagliari Bistrò. Sì. Nicola, come cercherai di conquistare oggi la giuria, che è una giuria piccola ma molto esigente? È tosta. Tosta. Cosa proporrete?
ovviamente tutti solo esclusivamente prodotti locali dal carciofo di Villa Sor, che appunto ha messo il protagonista, assolutamente il concorso è quello, tutti solo esclusivamente prodotti locali. Proporrò una mattonella di carciofi con una crema di pecorino di Seui, un crudo di desulo e una tartarina di gambero di Villa Simius. Un po' la Barbagia, il nuorese che arriva a Assolutamente. Cagliari, fantastico. Proviamo allora, a conquistarli così. Se sarete anche voi fra i primi tre classificati, ma in realtà oggi vinciamo un po' tutti. Abbiamo grazie. Già vinto tutti. Bravissimo, grazie, grazie Nicola. Grazie a voi. E continuiamo. Allora, il nostro percorso straordinario al quartiere Marina continua con la storia di questi locali, con la storia dei prodotti, e sentiamo da Maurizio De Doni. Ciao Maurizio. Ciao. Insieme ai tuoi chef, cosa ci proponi oggi? Oggi facciamo la fregola, carciofi e scaglie di bottarga. Quindi un abbinamento classico ma sempre innovativo. Sì. Chissà se i nostri giurati insomma apprezzeranno, ma credo di sì, perché si stanno dando davvero molto da fare, non solo nell'assaggiare ma anche nel dare le loro stelline. E allora noi dalla Schironada di Cagliari continuiamo, grazie Maurizio, grazie a voi. E vi lascio a qualcosa di sorprendente come questa magnifica giornata. Eccoci, sorpresa, abbiamo intercettato finalmente i giurati che hanno intanto iniziato ad assaggiare qualche piatto, giusto Mirko? Allora, ma intanto come ti senti da giurato? È una grossa responsabilità? Sì. Però ti stai divertendo? Abbastanza. Anche con gli altri giurati vi state trovando d'accordo sui piatti? Sì. Ok, poi vedremo, ovviamente non svegliamo ancora nulla. E tu, Diletta, ti sono piaciuti i piatti al momento? Sì. Anche tu ti stai divertendo? Sì. È una bella responsabilità questa, vero? Molto. Vero? Va bene. L'importante è questo, divertirsi, ma allo stesso tempo ricordiamo l'importanza che hanno appunto i prodotti e soprattutto farli conoscere ai giovani e ai ragazzi che rappresentano in questo caso la giuria. E adesso continuiamo il viaggio sempre in questo tour straordinario. Allora, questo percorso straordinario tra le vie della Marina continua di ristorante in ristorante, potremmo dire sono 10. E sono qui con chi ha un compito veramente interessante oggi. Fai parte della giuria di questi quattro splendidi ragazzi, perché tu comunque, Andrea Tronu, ti occupi di alberghiero, quindi accoglienza. Sì, sì, esatto. Quest'anno sono docente dell'Istituto Ipsar Gramsci di Monserrato e col presidente del consorzio Cagliari Città Storica abbiamo certo. pensato di questa giuria, insomma, così creata dai bambini che sono il nostro futuro, quindi... Quello è fondamentale. Esatto. L'alberghiero comunque è l'accoglienza, la filiera corta e l'uso dei prodotti tipici regionali. A chilometro zero, no? Quindi esattamente, tutto quindi... questo circuito bisogna farlo funzionare sin da piccoli. I bambini mi hanno detto che si stanno comportando bene, abbastanza noi lo stiamo vedendo. Bene, sono... E quindi oggi insomma abbiamo la possibilità. La voce della verità, non quindi, sbagliano. Esatto, è vero. Bene, Andrea, io per il momento grazie, avremo modo di rivederci durante il percorso, tu sarai un ottimo caposquadra per questa giuria che si sta comportando davvero molto bene, lo abbiamo visto e continueremo a vederlo, quindi... Continuiamo il nostro percorso sul Carcio Festival 2021. Continuiamo col Carcio Festival edizione 2021. Io sono in compagnia del presidente del CCN di Villa Sor. Benvenuto, grazie, grazie Franco Onnis. Franco, come sta procedendo questa seconda edizione? Ma quest'anno dovremo migliorarla perché l'anno scorso è andata benissimo, quest'anno deve essere super. Abbiamo avuto l'idea dei giurati bambini che ci sembra una buonissima iniziativa per iniziare da piccoli, educarli ai nostri prodotti e cercare di valorizzare il nostro territorio, che è il nostro principale scopo, quello di CCN, quello del valorizzare il territorio sardo e cercare di far crescere il turismo e anche la nostra campagna. Hai parlato appunto di valorizzazione, quindi anche di turismo. Esatto. E voi state valorizzando sia il territorio di esatto. Villa Sor, ma anche i prodotti e non solo, anche attraverso quelli che possono essere i supporti e anche appunto gli aiuti che provengono dalle reti insieme ad altri CCN. Allora, intanto è importantissima la collaborazione con il Consorzio La Marina Cagliari Centro, che è importantissimo, con cui stiamo collaborando ormai da diversi anni,
Questa manifestazione è fatta insieme poi all'aiuto della cooperativa agricola di Villasor, che è la maggior industria in cui vengono conferiti i famosi carciofi di Villasor, che non abbiamo uguali in tutta Italia, lo possiamo dire apertamente. E chiaramente grazie all'aiuto anche della Regione Sardegna, che ci aiuta i CCN in queste manifestazioni di valorizzazione dei territori. Quindi è molto importante fare rete, creare appunto supporto. È molto importante fare rete, aiutarci e far crescere tutti quanti, dai nostri ristoranti alle nostre campagne. E far conoscere soprattutto. Adesso esatto. Non posso che chiederti, Franco, ma c'è un tuo piatto preferito con i carciofi, visto che parliamo appunto di Carcio Festival, quindi ti chiedo. C'è qualche piatto che tu mangi anche a casa? La tradizione di Villasor è la fregola con i carciofi, e a volte anche la salsiccia e carciofi. Ok, quindi questo è il piatto, questo diciamo. Questo è il piatto più vecchio, antico, diciamo. Perfetto, grazie. Franco, io ti ringrazio. Grazie. Continuiamo con questo tour. Grazie. E allora, la gara per il Carcio Festival continua. Ci troviamo con lo chef del ristorante L'Ambasciata, con Gianfranco Cocco. Gianfranco, buongiorno. Come cercherai di conquistare questa piccola giuria che si sta dimostrando molto esigente, i bambini? Buongiorno a tutti innanzitutto. Noi per il Carcio Festival appunto abbiamo preparato una pasta violata fatta al nero di seppia con un ripieno di gambero e carciofo con la besciamella. La pasta violata che cos'è? La pasta violata è l'impasto delle Seadas e noi l'abbiamo modificata facendola appunto salata. Verrà servita su una salsa di carciofi e la bisque, che è la salsa del gambero. Perfetto, un piatto tecnico ma allo stesso tempo che racchiude una tradizione, che quella non deve mai mancare. Noi continuiamo con gli altri ristoratori e intanto andiamo a curiosare con tutto quello che sta succedendo in questo magnifico percorso al quartiere Marina, non dimentichiamolo. E in questa magnifica giornata stiamo ancora continuando con le degustazioni al Carcio Festival. Ci troviamo con lo chef di Trattoria Gennargentu. Buongiorno Mario. Buongiorno a te. Cosa proporrai oggi per i nostri piccoli degustatori giuria? Noi proporremo un piatto che si chiama Carciofo Imperiale. Ah. È un flan a base di carciofo. Con un carciofo in tripla consistenza, quindi in crema, quindi a crudo, quindi pastellato e fritto, e come guarnizione avrà la bottarga quindi, che si sposa benissimo, col carciofo. Esatto. Quindi bottarga, prodotto sardo per l'ennesima volta, insomma, quello certo. che è il filo conduttore di questo. Noi trattiamo solo esclusivamente prodotti sardi. Grazie Mario, buon lavoro. Grazie. Ci rivediamo strada facendo e vediamo quali altre ricette ci stanno aspettando. A presto, a dopo. E allora, in questa giornata straordinaria dove il principe è il carciofo di Villasor che sbarca qui al quartiere Marina, io mi ritrovo in un altro locale storico, come tutti quelli che stiamo visitando oggi, antica osteria, e sono con Claudio Mura. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti, buongiorno a te. Grazie, ben trovato. Oggi cosa proporrete con il vostro chef a quella che è una giuria che si sta rivelando davvero molto molto preparata e molto esigente? Guarda, noi abbiamo pensato di unire il fatto delle feste, quindi utilizziamo l'agnello, quindi proponiamo delle tagliatelle al ragù di agnello con appunto il carciofo spinoso di Villasor e delle scagliette di parmigiano. Fantastico, quindi sarà un piatto che insomma tutti state sposando questo progetto e tutti state abbinando altri prodotti sardi a quello che è un prodotto principe, il carciofo. E allora che dire, da questa location ci spostiamo con la nostra Barbara e guardate un po' che sorpresa. E tra una degustazione e l'altra io ho intercettato le altre giurate. Federica, come sta procedendo? Allora, prima di tutto, come ti senti da giurata? Sono molto felice perché volevo da molto tempo fare il giudice in qualche sfida di cucina. Ma quindi ti piace anche la cucina, sì, presumo? Benissimo. E i piatti ti sono piaciuti? Sì, mi sono piaciuti. Ho alcuni di più e alcuni di meno. Però non svelarci altro, perché poi lo scopriremo alla fine di questo magnifico percorso. E tu, Greta, cosa ci dici? Ti sono piaciuti i piatti? Sì, anche a me alcuni sì, altri no. Mi è piaciuto molto
Mi piace molto essere un giudice e mi piace molto la cucina. E con gli altri giurati come ti stai trovando? Mi sto trovando molto bene. Perfetto, allora non sveliamo altro, non sveliamo ancora i piatti preferiti, perché appunto poi ce li diremo alla fine di questo bellissimo viaggio che stiamo facendo col Carcio Festival, e noi continuiamo ancora a scoprire nuove ricette. Scoprire altre ricette del Carcio Festival edizione 2021. Siamo a Succumbi du Mare in compagnia di Antonio. Antonio, buongiorno. Ti chiedo subito, come delizierete i palati di questi giovani giudici? Noi faremo delle tagliatelle con cacio e pepe e carciofi. E perché questa potrebbe essere un'idea vincente? Perché abbiamo il parmigiano, abbiamo dei piccolini da domano, quindi i bambini apprezzano il formaggio, quindi giusto, il carciofo dà una cremosità, quindi uscirà. Può essere appunto, sì, un elemento assolutamente vincente appunto per i giurati. Grazie Antonio, e noi continuiamo a scoprire altre ricette sempre qui direttamente dal Carcio Festival 2021. Eccoci, siamo praticamente a più di metà di percorso del Carcio Festival seconda edizione. Ci troviamo qui dalla locanda Leonindo, che tra l'altro è il vincitore dell'anno scorso, in compagnia dello chef Daniele Ciapetti. Ciao, piacere. Piacere. Daniele, allora raccontaci come delizierete i palati di questi giovanissimi giudici, ma che tra l'altro ti inizio ad accennare che sono particolarmente esigenti. Beh, no, quest'anno abbiamo optato per fare dei fagottini ripieni di carciofo spinoso, di Vilassor, con all'interno una parte di mortadella. Verrà servito con una fonduta di pecorino molto leggera, verrà inserito poi anche delle lamelle di carciofo fritto e delle bucce di melanzana. Perché questo secondo te dovrebbe rappresentare un piatto che potrebbe veramente incuriosire il palato dei giudici? Beh, perché comunque va a rispecchiare un po' quelli che sono i prodotti tipici sardi, quindi andando sempre a usare prodotti di filiera molto stretta, e quindi valorizzare quelli che sono i prodotti del territorio e i prodotti. Perfetto, ti ringrazio Daniele, e adesso proseguiamo e vediamo, incontreremo anche altre gustose ricette. Nell'ambito di questo splendido percorso gastronomico ci ritroviamo anche a parlare delle sinergie. L'associazione Strada Facendo di Via Manno e Via Garibaldi, con cui il presidente Stefano Rolla, che fa una sinergia con questo splendido evento insieme al CCN di Cagliari, con le mascotte che abbiamo visto in giro per le vie. Giusto, Stefano? Esattamente. La collaborazione tra i centri commerciali naturali per me è fondamentale. Tanto che appena sono diventato presidente ho preso contatti sia col Consorzio Centro Storico, che davvero fanno lavori eccezionali, l'ultimo, il Galmero Rosso, e questo del Carcio Festival davvero importante. Certo, un percorso che racchiude. E anche col Corso Vittorio Emanuele, che davvero lavora molto bene. Così come ho scoperto oggi anche il Consorzio di Vilassor. Di Vilassor, certo. Davvero incredibile, stavo proprio parlando col presidente dei loro lavori. c'è da imparare da tutti i colleghi. Scambiarsi, certo. Sì, tanto che noi stiamo creando anche un circuito con più di 15 centri commerciali naturali, per creare un qualcosa di più grande, anche di completo, di una gestione, sì, regionale. Assolutamente, questo è molto importante, e noi che siamo la parte commerciale della Marina, perché noi siamo praticamente a ridosso della Marina, certo, e poi inizia Via Garibaldi, anche se è Villanova. Certo. È un percorso importante che porta il cliente, diciamo così, l'ospite, perché poi sono tutti, certo, i nostri ospiti, dalla ristorazione della Marina fino al centro commerciale naturale e le vie dello shopping. È una sinergia molto importante, perché sono due modi di intendere la città diversi, ma quindi, tutti e due si devono poter completare. Quindi, accoglienza a 360 gradi, le mascotte sono scese in campo, visto che ci sono i carciofi di Vilassor appunto in campo, sono scese anche le mascotte dell'associazione Strada Facendo. Il nome credo non sia stato scelto a caso, perché questi imprenditori, oltre che essere dei commercianti e che tenere al loro territorio, sono anche molto bravi nella comunicazione. Ritroveremo questi percorsi strada facendo, grazie Stefano.
Continuiamo questo tour gastronomico che ha per base il carciofo. Io mi trovo da Pani e Binu, sempre quartiere Marina, in compagnia di Luigi De Doni. Luigi, come delizierete i palati di questi giovani giurati? Allora, noi cercheremo di fare una ricetta vecchia, perché anche il ristorante si presenta un po' con le tradizioni, e faremo una fregola fatta da noi con i carciofi, tipo una minestrina con i carciofi, la fregola fatta da noi. Quindi la fregola insieme, sì, insieme al carciofo, insomma, prodotti tipici del territorio, quindi sì, ovviamente anche diciamo una continuità con quello che può essere la tradizione, giusto? Sì, è proprio giusto, perché anche la fregola viene rivalutata, ma il carciofo è stato sempre un pasto per noi importante, già da tanto tempo, perché si poteva solo mangiare un po' di carciofi, un po' di pane, e andava bene. Perfetto, ti ringrazio Luigi. Grazie. E noi continuiamo anche a scoprire le altre ricette sempre qui dal quartiere Marina. Eccoci, siamo nell'ultimo ristorante in gara, sa Schironada Bistrò, e sono in compagnia dello chef Marcello Puzzu. Buongiorno. Buongiorno Marcello, che cosa preparerete per questi giovani giurati? Esatto, allora abbiamo preparato assieme allo staff un fagottino che poi ha proprio quasi la forma di un carciofo, quindi e il fagottino è ripieno appunto di carciofo e verrà accompagnato da un altro fagottino di un colore diverso, perché all'interno di questo fagottino avremo dell'agnello, quindi un abbinamento di una vecchia anche ricetta della nostra cultura, che è appunto l'agnello con i carciofi. E verrà comunque su un battuto di carciofo e delle gocce sia di patata che di una crema di aglio nero. E perché avete scelto proprio questa ricetta? È una ricetta fondamentalmente, prima di tutto, anche per dare un segnale ai ragazzi, che è la cosa più importante di questa rassegna. Esatto. E far capire anche appunto l'utilizzo di questo carciofo, come viene lavorato, quelli che poi sono, diciamo, anche nella ristorazione. Certo. E come viene utilizzato. Cioè, anche un valore quindi di insegnamento, oltre che di bontà del prodotto. Esatto, penso lo scopo principale sia proprio perfetto quello. Infatti racconterò un po' di storia del carciofo per sensibilizzarli, e anche la storia un po' dell'azienda. Perfetto, grazie per il momento Marcello, e noi ci avviamo alle conclusioni. E questa splendida giornata, che è stata caratterizzata anche un po' dal vento qui a Cagliari, siamo con il presidente del GAL Campidano in uno dei ristoranti che ha ospitato questa splendida kermesse. Presidente, l'importanza della cultura rurale quanto conta in contesti come questi? Beh, conta tantissimo, soprattutto in prospettiva. Noi puntiamo tantissimo sulla valorizzazione delle attività agricole, delle attività produttive che si propongono di diventare la prossima, come dire, prossima punto di forza per la rinascita economica di un territorio piuttosto in difficoltà. Assolutamente sì, turismo esperienziale, filiera corta. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere una giuria di piccoli degustatori, piccoli ma grandi anche nella loro, non tanto giudizio, ma parere proprio gastronomico, perché da bambini si deve imparare la cultura non solo del carciofo spinoso di Villasor, ma di tutti i prodotti tipici della Sardegna, quelli veri. È un po' la nostra missione, quella di trasmettere le culture tradizionali, le produzioni tradizionali anche di eccellenza. Stiamo parlando di un prodotto DOP, che è il carciofo spinoso, certo, di Sardegna. Allora Barbara, eccoci qua. Sì, Umberto. Abbiamo di nuovo varcato le soglie di questo quartiere come qualche mese fa. Esatto. L'abbiamo fatto in un contest bellissimo che sicuramente ci ha portato un messaggio da divulgare. Un messaggio culturale veramente importante, dal produttore al consumatore, passando per il ristorante dove viene esaltata e valorizzata la cucina sarda, passando per la filiera corta. E in questa splendida giornata che ci ha accompagnato davvero con tante tante sorprese, si è conclusa con le votazioni della nostra giuria speciale, che ha visto tre pari merito al secondo posto,
l'ambasciata Sucumbido Mare e Antica Cagliari e al primo posto Saschironata Bistrò, in un connubio di sinergie ma soprattutto di condivisione sul percorso gastronomico di questo evento. E allora, con tutti questi bei messaggi culturali, tradizionali e oserei dire anche rurali, i 10 ristoranti si sono comportati benissimo, anche la giuria. Abbiamo avuto un pari merito al secondo posto, come ci ha detto Gianluca Mureddu, i vincitori, ma in realtà oggi ha vinto la cultura sarda, come sempre. Grazie a tutti, alle prossime Vite di Sardegna!